tutti, questa sera mi è venuta voglia di provare a fare insieme a voi la piadina. Prima volta che faccio anche la piadina. Partiamo da 500 g di farina, 00, se avete la 0 ancora meglio. Ci aggiungiamo 50 ml di olio extravergine, 150 di latte. Iniziamo a mescolare un pochettino. Ho preso un contenitore un po' piccolino, ma tanto poi dopo mi sposto sul tavolo, far assorbire un pochettino il liquido, anche perché devi lavorarlo per dargli forza un pochettino. Okay. Aggiungiamo un pochettino di sale, che va sui 10 grammi, che più o meno sono 3 prese così di sale. Ok? E aggiungiamo i 100 g di acqua tiepida. Iniziamo a lavorare l'impasto. Fino all'assorbimento del liquido conviene nel contenitore. Una volta che il liquido è quasi stato tutto assorbito, ci si può appoggiare su un tavolo, un piano di lavoro. Iniziamo a mettercelo qua. Se avete una planetaria, io ce l'ho, ma preferivo farlo a mano perché è la prima volta che lo faccio. Però si può anche fare nella planetaria. E si lavora anche più velocemente, però. Il bello nel fare l'impasto è anche sporcarsi le mani. Lavoriamo bene. La ricetta è questa qua che provo a fare oggi, lo faccio senza lievito, così non devo aspettare il tempo di lavorazione, però ho messo il latte che rende l'impasto morbido. Comunque, in alternativa al latte, con le stesse dosi, si toglie il latte, si mettono, al posto di 100 di acqua, si mettono 250 o anche solo 200 di acqua, però si aggiunge 7 grammi di lievito secco o 20 grammi di lievito fresco e si fa riposare. Ma io, visto che volevo farle e mangiarle già, assaggiarle già stasera, faccio così. Bisogna lavorarlo abbastanza, poi con forza si sbatte così. Ok, dopo circa 10 minuti che lavoriamo l'impasto, andiamo a prendere dei pezzettini di impasto, facciamo la nostra pallina, poi bisogna andare a stenderla fine, che sia quasi trasparente. Non c'è bisogno di farina sul piano d'appoggio. L'impasto non attacca, una volta che è ben lavorato lui non attacca più. Inchiodiamo ancora un po', ma sono ancora un po' più fine. Io per prova ho preso un po' di impasto, ne ho preso un po' poco. Prossimo, per fare la prossima, ne prendo poi un pochettino di più. Se la volete far ben rotonda, si può prendere un coltello
o se avete una teglia rotonda potete appoggiare sopra, però anche che sì, che siano un po' rotondi, eccetera, ma anche il rustico che si vede che sono fatti in casa non dispiace. Anche il bello di vedere le cose che uno fa artigianalmente. Bello, ci va un po' di pazienza da piattirla perché devono essere belle fini. Più fina è, più è buona e meglio cuoce. Ok, lo spessore più o meno così. Andiamo adesso a cuocerla in padella antiaderente. Ok, ecco qua le nostre piadine. Adesso non ci resta che farcirle e mangiarle. Ciao a tutti!